già intravedo una sella bianca e nera. Antiscivolo. Non credo sarà questo a salvarmi. A te l'onore, Pippo. Apriamo? Apriamo, dai. Apriamo? 3, 2, 1. Via. Se questo video arriva a 15.000 like, regali una Enduro a Jumpy. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video molto speciale, come avrete letto dal titolo, andiamo a vedere la mia nuova moto. Ma non solo andremo a vedere, la andremo anche a far vedere, quindi vedremo la reazione di alcuni miei amici, del buon Jumpytech che riprende, ma soprattutto della mia ragazza. Diciamo che la moto ha avuto qualche problemino, dei qui quo qua, dei qui pro quo, ecco, delle quisquiglie che l'hanno tenuta ferma dal medico delle motociclette per problemi di accensione, batterie, motorini di avviamento vari, insomma plastiche distrutte. Normale routine per noi enduristi. No, enduristi. Dopo quanti? Un anno? Dopo poco, pochissimo tempo. Ma adesso è pronta più che mai a sfrecciare sulle strade, piano, perché oggi piove, quindi non sfrecciare piano con un certo garbo per non cadere a terra. Un attimo, un collega. Con l'SH bucato. Con l'SH, diciamo, tunnato. Direi quindi di scendere dal buon Bernagallo. Vediamo che cosa ha preparato per me. Io ancora la moto non l'ho vista, sono super curioso perché ho scelto io le plastiche, ma è la prima volta che la vedo live tutta montata. Piano piano che si scivola. Guarda come scendo poco confident questa discesa, ok? Seguitemi. Eccoci quindi davanti a quella che tecnicamente sarà la mia nuova moto, perché abbiamo fatto talmente di quei cambiamenti che sarà irriconoscibile. Sotto questo telo, signori e signore, soprattutto, che so che vi interessano le moto, a voi donne, c'è il frutto non del tuo seno Gesù, ma del lavoro del mio meccanico di fiducia. Quindi io farò intanto entrare Pippo, Pippo Vernagallo di Vernagallo Racing. Ciao ragazzi! Che se non sbaglio, da poco il rivenditore anche Fantic. Sì, rivenditore Fantic, concessionario. Per niente preparato questo qui, mi raccomando. Ed è anche il concessionario dove abbiamo regalato lo scooter al buon Manfredi, sì, che finora non si è schiantato. Quindi un grande applauso a Manfredi, che nonostante, diciamo, la sua indole a schiantarsi contro le macchine, soprattutto con i monopattini, sulle due ruote ancora è vivo. Partiamo dal come è arrivata questa moto qui. È arrivata abbastanza malconcia. Vissuta, che vissuta. Che non partiva, che era distrutta. Plastiche. Plastiche, stendiamo un velo pietoso. Protezioni saltate. Minchia, ho perso entrambi i paracelloni, esatto. Come è possibile? Però c'è da dire una cosa, le moto da enduro per antonomasia devono essere vissute. Cioè sono moto nate per quello, quindi se le dobbiamo tenere in una teca. Questo è vero, però questa sta diventando troppo vissuta. Comunque la moto è ancora nuova, cioè non ho fatto manco 90 ore, quindi comunque la moto deve rimanere. Però era il momento di dargli una rinfrescata. Un restyling. Penso di esserci riusciti, anzi pensiamo di esserci riusciti al meglio. Ancora non l'ho vista, so che cosa ho scelto, perché l'ho ordinate io le cose. Però già intravedo una sella bianca e nera. Antiscivolo. Non credo sarà questo a salvarmi dalle cadute, non credo basterà solo questo. A te l'onore, Pippo. Apriamo? Apriamo, dai. Apriamo? 3, 2, 1. Apriamola, siete pronti? Via. Minchia. 104. 104, ovviamente il mio numero fortunato. Oddio, questo numero mi rompe. 104 è un numero dei disabili. Tanto di rispetto per i disabili. Assolutamente sì. Però devo dire tanta roba. Allora, abbiamo scelto un pattern colori nero e grigio, sostanzialmente con qualche dettaglio. Adesso scorreranno poi delle immagini fighe fatte bene dal mitico Jumpytech dalla camera. Sostanzialmente della moto originale è rimasto il telaio, i forcelloni, anzi le pedane. Minchia, le pedane, dai, non l'abbiamo sostituita. Ne una perché mancava in arrivo. Ah no, era quella abbozzata, sì, sì. Avevo visto quella che era troppo sana. Però le leve, devo dire che sono nuove di pacco. Le leve, sì, sono nuove. Anche queste ovviamente sostituite perché erano distrutte, ovviamente. Manopole. Manopole sostituite, convogliatori. Il convogliatore era ridotto ormai, cioè demolito. Il pararadiatore nemmeno si poteva attaccare più perché avevamo, capito? Come avevi. Avevo distrutto tutte cose. La sella nuova. Con l'antiscivolo. La sella, che secondo me tu scivolavi per questo. È quello, potrebbe essere quello. Tu hai notato che nella sella c'erano due o tre buchi. Non erano due, tutti tre. Dati dalle cadute. Erano anche dati da qualche pugno che ho tirato alla moto nei momenti di follia. Secondo me è meglio di prima. È più figa, intanto è personalizzata. Con questo riuscirò a spammare Bulk all'inverosimile. Però secondo me rispetto. Cos'è Bulk? Come cos'è Bulk? Ma lascia che te lo spieghi subito. Beh, se ancora oggi non sai cos'è Bulk, amico, ho una brutta notizia per te. Sei disattento. Bulk è il sito di integratori delle
alimentazione sportiva che mi segue da tantissimi anni, ma soprattutto che supporta anche voi. E con il mio codice Murri al checkout avrete sempre un extra sconto finale sui prodotti non in sconto del carrello. Quindi se volete supportarmi, fare un acquisto su Bulk, approfittare dei saldi, ma avere anche un extra sconto al checkout, utilizzate il codice Murri, proprio come quello sulla mia nuova moto. Abbiamo mantenuto il numero originale, diciamo che, come se corressi, non è il mio numero, però il numero che avevo sulla precedente moto, 104, ormai mi ero affezionato, lunga la dice sul mio stile di guida. Però insieme, diciamo, al buon Pippo abbiamo pensato di mantenere anche il richiamo alla Six Days, perché comunque questa è una Six Days, quindi sul parafango anteriore, oltre ovviamente sempre allo sponsor Bulk, abbiamo anche la scritta Six Days e sulla mascherina Murri, che non solo è il mio nome ma è anche il mio codice sconto proprio su Bulk. Vedi, tu fai così e unisci Murri al Bulk e quindi hai sia il codice sconto che lo sponsor. Dettagli arancioni, tipico stile graffiati. Six Days, graffiati. Graffiato. Il telaio che era ammaccato è stato sapientemente coperto. E come vedi, già il paratelaio è... ha fatto il suo lavoro. Che anche lì l'ho montato la scorsa settimana. Ma perché sono punti esposti della moto? La cosa più bella è stata il motorino in avviamento. Ah, in primis ho portato la moto a Pippo perché non si accendeva più. Ma intanto aspetta, scusami, chi me lo dice che la moto si accende? Accende, accende. La moto si accende, avevo completamente distrutto il motorino d'avviamento. Non so come sia possibile. Mai, dimmi, successo. Quello che mi hai detto su WhatsApp. Mai cambiato sul KTM 4 tempi il motorino d'avviamento, mai. C'è sempre una prima volta, Pippo. Comunque, a me la moto piace tantissimo. Jumpydeck, tu che ne pensi di questa moto? Rispetto a prima, te la ricordi, te l'avevo fatta vedere? Io avrei cambiato questi in carbonio, le graffetto tutto, c'è un peccato, dai. No. 100 euro. Appunto, dai. Ma leggera, l'hai abbozzato tutto. Se devi fare... Guarda che ha perso pure i paraforcellone. Qua sì, c'è i paraforcellone. Abbiamo messo delle... questo l'aveva perso. Uno l'ha perso e non l'abbiamo dovuto togliere. Ma qui scusa, ma poi non te ne accorgi quando perdi pezzi? Cioè, qualcuno non ti dice: hai perso quel pezzo, lo recuperi. Ma alle volte il brivido non te lo fa notare. L'unica cosa da cambiare nella moto sono i paramani, che sono rimasti quelli originali bianchi, che fanno cagare. Non le mettere, così eviti di romperli, no? Non le mettere. Cioè, le leve già durano. Potremmo farci una protezione a girare, tipo di d'acciaio. Il pluribo. Esatto. Adesso, però, la moto, secondo me, è fantastica, è fighissima. Fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti, ma adesso non devo essere solamente io a valutarla. Facciamoci un paio di giri e vediamo anche cosa ne pensa la gente. Vabbè, lunedì ci vediamo allora. Eccoci qui col boss, col capo, l'unico vero capo. Però guarda il colore del maglione. No, perfetto, perfetto. Anche guarda il pattern, nero arancione, perfettamente in mood. Federica, adesso ho bisogno che tu chiuda gli occhi e la sua felicità comunque. Non sbirciare, chiudi gli occhi, anzi no, girati. No. Cosa ne pensa lei? Sarà bellissimo. Mamma mia. Sarà il sogno. La tua felicità è proprio quello che desideravi questo pomeriggio uggioso. Ho chiesto proprio che mi regali nel 2024 questo. Una moto. E lui subito attivo. Là. Certo, senti girare, eccolo qui. Qui. Chiudi gli occhi, 3, 2, aspetta che si inizia ghiando, 3, 2, 1, vai! O no? È bella, ambare, spacciosa. Ma mi sembra esattamente quella prima, cosa è cambiata? No, sì, il cazzo! Era blu, ora è nera! Era blu! Era... Vabbè, era blu! No, è bella, 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 bella vera. Dai, guarda che c***o di moto. Ali, non guardare so che tu stai guardando i paramani. Questi vanno cambiati, vanno messi neri. Quindi... proprio quelli stavo guardando. No, fai come se non ci fossero. Guarda tutto il resto. Guarda che bella livrea. Sella nera. La unica cosa che mi piace veramente è il 104. Per il resto... Che ne pensi? No, non è più figa di prima, secondo me è più figa. Ti dico bella. Vogliamo dare qualche commento in più? Guarda, la moto è sempre la stessa, ma cosa hai cambiato? 104. Sì, perché tu gli devi dire che era una moto nuova. Non gli devi dire che era una modifica. Se fai un cano, se fai anche i prank. Manco i prank. Compra una nuova moto, scherzo alla mia ragazza. Facciamola adesso. Vai. Chiudi gli occhi. Apri. Nuova moto. Sergio, va bene, Federica, grazie mille. È esaustiva come sempre. No, guarda, va bene così. Non voglio sentire più un'altra. No, ma devi fare vedere a uno che l'apprezza, capisci? Io purtroppo non capisco le differenze effettive che tu hai fatto. Federica, effettivamente non ha tutti i torti. Dobbiamo far vedere la moto a chi veramente può apprezzarla. Quindi, spostiamoci. Stiamo aspettando il buon Andrea, che è uno dei ragazzi che esce con me in enduro, per vedere la sua reazione. Finalmente, eccolo qui che sta girando. Io vi ho fatto vedere le plastiche e anche il render. Sì, allora sei un boomer, cioè non ti fai un c***o. Beh, dovevo avere la prova. Già. Complimenti, eh.
dottore. Complimenti a lei. Che ne pensi? Devo dire che è venuta molto bene. Secondo me è più figa dell'originale. È più cattiva. Tanta roba. Non ti dico la gioia che ha avuto Federica nel vederla, il brio che mi ha fatto, le feste che mi ha fatto, però secondo me così rende veramente tanto. È cattivissima. Che fa? È molto cattiva, però con quei dettagli arancioni secondo me dice la sua. Sgrandezzona, come direbbe il buon Danny. La vera domanda è: quanto durerà? Quanto durerà? C'è solo un modo per scoprirlo. Comunque portarlo. Te lo dicono tutti quanto lo dicono tutti. Ma perché? Ma perché, perché non hanno fiducia? Non hanno fiducia in me. Ma non è un problema. Ovviamente per goliardia, cioè senza casco, non siamo tutti così ragazzi ovviamente. Io direi che il video può concludersi qui. Bilancio positivo tranne per Federica, che è diciamo bilancio neutro per Federica. Enduro sul marciapiede ci sta. Fatemi sapere invece adesso voi cosa ne pensate delle nuove grafiche e di questa nuova moto. Ripeto, i paramani verranno messi rigorosamente neri. Ci vediamo, anzi no, dipende da voi. Se questo video arriva a 15.000 like, ve la porto in enduro. Regali una enduro a Jumpy Deck. No, basta, la portiamo in enduro, vediamo quanto dura.